ciao! Wow, quanti siete? Non credevo così tanti. Speravo, ma mi ha chiesto come le piante rimangono attaccate ai capelli. Chiedo se c'è qualche mio collaboratore che possa passarmi una pellicola. Però l'effetto è come la pellicola, cioè come uno scotch. Rimane attaccato per carica elettrostatica opposta all'interno di tutte le mie miscele. Abbiamo trovato una pianta fondamentale non colorante che si chiama Altea. È una malva bianca, viene utilizzata anche in medicina ayurvedica per, mi fa piacere che dice di sì, per chi ha lesioni, per chi ha la cute molto infiammata, non solo cute ma corpo, anche perché ricordo che la cute è uguale a questa pelle, solo che qua abbiamo il cranio, sembra un po' più dura. Quindi questa Altea, che è una delle famiglie delle malve, perché questa, per esempio, la malva blu, ce l'abbiamo sia, come tutte queste, come dicevo prima, ce l'abbiamo sia nel formato tisana che nel formato polvere. C'è un'azienda che ringrazio, si chiama Isha, che vi fa tutta la polverizzazione, cioè vengono assolutamente rese come se fosse un borotalco, ancora più fine del borotalco, e l'Altea, mio figlio, la chiama il collante naturale. Fa aggrappare il colore e fa l'effetto, a prescindere dal tempo di posa, a prescindere dal colore che voi desideriate, fa l'effetto permanente, cioè lo lega e non va più via. La cosa era che appunto non si conosceva né la durata né il fare tutto se non l'arancione. Il tempo di posa fa la differenza. Se dovessi chiedere a voi qual è il colore più chiaro di tutti, ci sono dei bambini là. Mia, vieni qui che ti stavo facendo una domanda. Vieni. Posso? Dove sono i suoi genitori? Non lo so, però vediamo questa bimba, è tutto assolutamente improvvisato. Secondo te qual è il colore più chiaro di tutti? Bianco, perfetto. Gli imbianchini, grazie Mia, gli imbianchini, così come i bimbi, sanno che il colore più scuro di tutti è il bianco. Quindi posizioniamolo qua. Il colore, cioè più chiaro, più scuro. Il colore più scuro, nero, sarà qua o qua? Dall'altra parte, giusto? E allora abbiamo capito che per arrivare al nero c'è un'evoluzione di colori. Il secondo colore più chiaro dopo il bianco, se dovessi chiedere ai bambini, sanno tutti che è il giallo. Quindi per raggiungere sul capello bianco il biondo mi servono dai 5 ai 10 minuti. Romano, ripeto, di parrucchierando, è stato così gentile da venire a Bologna al Cosmopro, che è la fiera più importante del settore, dove noi per primi tanti anni fa abbiamo dimostrato in pedana all'on air come su una modella totalmente bianca in 5 minuti si potesse raggiungere un biondo, e il biondo che aveva sotto era assolutamente fatto con le nostre piante. Poi se andiamo nell'evoluzione del colore, dopo il giallo abbiamo un arancione, abbiamo un rosso, poi inizia la fila dei marroni, per il viola, per il blu e il nero. Il tempo di posa e le miscele mi regalano tutto questo. La particolarità che abbiamo trovato è che non c'è una pianta che fa il marrone in un passaggio solo. Cosa vuol dire un passaggio? Che applico su questo signore, aspetto anche 10 giorni e ha i capelli marroni. Non è possibile, bisogna fare quello che hanno fatto gli bianchini. Cioè, qui abbiamo fatto il verde, ha voluto fare una prima passata, poi una seconda, e ogni volta che colorava il colore diventava più chiaro o più scuro secondo voi? In realtà no, è l'effetto ottico che è più scuro, perché la matita o in quel caso la vernice, assolutamente innocua anche per noi, è dello stesso colore. È diventato più intenso, come i bambini usano la matita per colorare, come i pittori, come un pittore usa per dipingere. Quindi a furia di ricalcare, come diceva una ragazza, credo lei, tu ricalchi, l'effetto sembra più scuro,
ma in realtà non è più scuro, è solamente più intenso. Questo verde alla prima passata era un verde molto chiaro. Che cosa dice l'imbianchino? So che lui ha un'azienda, qui abbiamo tanti lavori, e credetemi che tutte le persone che sono qua, a parte Federica, Claudette, abbiamo pochi parrucchieri. Molti di voi non sono parrucchieri, potrebbero comprendere le piante in 3 secondi, veramente in 3 secondi. Lui ha un'azienda che fa ristrutturazione. Ritorno alla domanda, prima di diventare questo verde, alla prima passata di luglio, di che colore era questa parete? Più chiara o più scura? Più chiara. Poi cosa dice l'imbianchino? Può fare subito la seconda? No. Che cosa deve fare? Aspettare, alzi la voce. Bravissima. Uguale noi. Noi abbiamo un tempo di ossidazione. La tinta si chiama tecnicamente tinta ad ossidazione perché c'è l'acqua ossigenata. Noi invece sfruttiamo l'ossigeno che abbiamo nell'acqua, che sia fredda, calda, bollente. Ho provato tutte le acque del mondo, cambiando il pH in tutte le tipologie possibili, quindi usando in maniera totalmente naturale bicarbonato. Chiedo alla signora gentilmente, può venire qua? Lei ha il biondo e ci metto 7 minuti per fare il biondo solo con le piante. Ha i capelli più chiari, biondi, dove ha i capelli bianchi? Vedete che qui non è così chiara, semplicemente perché lì non ha i capelli bianchi, quindi ha questo effetto mesciato grazie proprio al bianco. Tornando a quello che dicevamo prima, lì poi c'è Sara, vedo tante di voi che hanno già colorato i capelli con le nostre piante, la stessa Elena. Nell'acqua, dicevamo, c'è l'ossigeno, nell'aria c'è l'ossigeno, devo aspettare che asciuga. Quindi quello che vi chiediamo è di aspettare almeno 24 ore per lavare i capelli. Non succede niente se li dovesse lavare prima, non va via il colore, assolutamente no, solo che non arriva all'intensità che io vi ho promesso. La cosa più bella che siamo riusciti a fare è capire che il pH dell'acqua, cambiandolo in maniera naturale, col bicarbonato, con l'aceto, con si usa per la barba. Prego. No. La pietra ponte. Oh, bravissimi. Quella tradotta in polvere mi cambia a volte nell'acido fino a un certo punto, a volte nell'alcalino. Dovete sapere che tutte le piante, noi la chiamiamo la magia delle piante tintorie, perché tutte le piante hanno un pH che oscilla tra 4,5 e il 6, tranne due. Il pH della pelle è tra 4,5 e 5,5, quindi non è nociva per questa. L'acqua, tutte le combinazioni possibili, abbiamo studiato, grazie a un'azienda che si occupa di tisane, abbiamo studiato cercando di polverizzare, loro mi arrivano a polverizzarle, tutte le varie combinazioni. Perché alcune aziende o alcuni colleghi o io stesso tanti anni fa ho provato una delle piante che tutti conoscono. Vabbè, ce l'ho lì, non la prendo. Il vallo di noce. Tu lo tieni in posa 10 giorni e il tuo capello bianco rimane forse giallino, ma rimane bianco. Molti lo vedono scuro e crede che tolga il rosso. Quella pianta serve, ma da sola non serve a nulla. Noi ne abbiamo studiate più o meno 500-600, arrivano da tutto il mondo. Alcune, tipo quella rossiccia che vedete lì, si chiama sandalo rosso, un'altra legno di campeggio arriva da Haiti, perché legno di campeggio è una pianta che nasce esclusivamente in America centrale, Haiti perché l'azienda ha voluto, c'è tutto il mondo bello che gli arriva dietro, la filiera che c'è, abbiamo voluto aiutare le persone da Haiti perché tanti anni fa c'è stato uno tsunami. Quindi quella pianta viene utilizzata sia per fare un color mattone, ma se io dovessi aggiungere del bicarbonato tengo il viola. Se dovessi chiedere che colore fa il viola, chi ha voglia di rispondere? Bravissima, il viola si fa col rosso e col blu, ma se ti dovessi dare una matita viola, che colore ottieni?
Ti do una matita, pastello a cera, viola. Che colore fa? Viola? Lilla. C'è qualcun altro che vuole rispondere? Aumento il buono a chi azzecca. Rosa. Rosa? C'è qualcun altro che vuole rispondere? Viola? Scommetto tutto quello che ha nel portafoglio che nessuno mi risponde esatto. Lei non può rispondere. Ciclamino. Bravissima. Dipende da dove scrivi, perché sul bianco il viola è bianco, ma i parrucchieri sanno che il viola, e non solo i parrucchieri, anche gli bianchini, i pittori e tutto quello che dicevamo prima, sul giallo annulla il giallo e giallo di conseguenza annulla il viola, sul rosso diventa un certo viola, sul blu un altro viola, su verde un altro colore, la stessa cosa vale per il giallo. Quindi pochi minuti fa dissi una cosa che qualche collega ha usato una parola per me sbagliata che vi invito a non usare nella vostra vita, pensando anche a quel gruppo di donne speciali che abbiamo conosciuto, e qui ne abbiamo una che è in rappresentanza e ringrazio di essere qua. Che è impossibile, non c'è al mondo ancora una cosa che è impossibile, credeteci. E la cosa bella è che io ho detto che non si può schiarire, ci sto studiando, ma tra il rosso e l'arancione qual è più chiaro? Più chiaro l'arancione. Quindi se io ho un cappello rosso e vado a prendere miscela maglia dedicata alla mia bimba che fa il giallo sul bianco, apporto sul rosso il giallo, che colore ottengo tra il rosso e il giallo? L'arancione. Quindi ho schiarito? Avete detto voi che l'arancione è più chiaro. Non è un problema, come ho detto prima, di quando parlavo degli imbianchini, che ricalchi sembra più scuro invece solo più intenso. Non è un problema, scientificamente i chimici ci dimostrano che io abbia schiarito, perché tanto quando tutti voi uscite fuori da qua non credo che ci siano il 100% dei parrucchieri fuori a dirvi se è schiarito o no i capelli, ma vi vede la vostra amica, mia mamma, tua sorella, tuo fratello, i vostri partner, e vi vedono più o meno chiari, più o meno scuri, e l'effetto è quello che vi vedono fuori. Poi non è che andate in giro, sai, ho schiarito, non ho schiarito, non ne frega niente a nessuno. Quindi tra il rosso e il giallo e l'arancione è più chiaro l'arancio. Io, grazie a delle piante, ad alcuni piatti, ad alcune lavorazioni, riesco a dare la sensazione ottica anche di aver schiarito. È una sensazione ottica, non riesco a trasformare me in biondo, l'ho detto prima a questa cara ragazza che grazie a Lucia Giovannini vedo qua oggi, però riesco a dare delle sensazioni di schiaritura molto importanti. Qua se passo in giallo il muro diventa più chiaro, non vuol dire che ho schiarito, ma sempre e unicamente scurito. Perché quando colori vuol dire apportare colore, e quando apporti colore tu scurisci. Ora non voglio fare, però voglio, vi lascio prendere dalla cosa e ci fai la lezione. Ma allora l'Altea, prego. Allora, come ho fatto vedere prima dei signori, quello che io coloro rimane colorato. La forza della pianta, qualsiasi pianta, io l'ho divise, ce l'ho sotto, non vi annoio, ma ce l'ho sotto. Io quando insegno, un grande maestro mi ha detto, fai sì che dall'altra parte ci siano, fai divertire come dei bambini. Torniamo un po' a divertirci. Quindi, se dovessi chiedere come sono divisi i colori, scoprirete che c'è un primo gruppo, ciao Lara, che viene chiamato primario, giallo, rosso e blu. Io ho trovato tre piante, fino a qualche anno fa se ne conoscevo una sola, che è la Lausonia, erroneamente chiamata Ennè. L'Indicopera è la seconda, Crespina la terza. La Lausonia fa un arancione rosso, l'Indicopera fa un verde blu, il Crespino fa un giallo, ho i tre colori primari.
grazie ai tre colori primari che hanno una permanenza sul capello indelebile, io riesco a ottenere tutti i colori. Poi ho un secondo gruppo dove fa parte il legno di campeggio citato pochi minuti fa, mallo di noce. Le ho scelte io dopo gli studi, queste piante da sole sul bianco non fanno nulla, ma fanno andare invece che sull'arancione rosso, sul color mattone la lausonia, invece del verde sul marrone l'indicofera e via dicendo, fino ad arrivare a un terzo gruppo che sono i colori terziari, dove riesco a cambiare la sfumatura, che sono la canna, la cassia, il sandalo rosso citato qualche minuto fa, il carcadè che trovate nelle nostre casate, fino ad arrivare a tutte queste che è il quarto gruppo, cioè le piante che voilà, che non colorano ma che vanno a curare, però basta pochi minuti e il capello si aggrappa grazie alla forza della pianta, non, io la rinforzo grazie all'Altea perché non solo mi dura ma mi stabilizza il colore. Sono arrivate delle mie colleghe, è arrivata Luciana che mi ha chiesto prima, grazie a Luciana, Isabella, Consuelo, loro sono dei miei colleghi che usano le nostre piante nei loro saloni, perché il mio obiettivo non è quello, vorrei averli tutti qua, però è quello di diffondere la colorazione vegetale, perché sono allergico e un fantastico dottore tanti anni fa mi disse che quando qualcuno trova qualcosa che può aiutare una persona non ha il diritto ma ha il dovere di raccontarlo. C'è qualcuno che non crede che dentro quelle piante sia 100% vegetale, ora c'è Elena che sta bevendo, c'è qualcuno che poi ci mette degli ingredienti per accelerare la tempistica, cosa che noi no, e che risponde e mi dà molto fastidio perché qui ci sono delle persone, come abbiamo detto, che hanno avuto dei grossi problemi di salute. Io ho avuto dei enormi problemi di salute. E quando si dice che ho messo qualche goccia, è naturale al 98%. Anche il 2%. Lei ha bevuto. Ora faccio solo il gesto. Se io dovessi offrirle questo bicchiere mentre sorseggia, le dovessi dire non si preoccupi, ho messo due gocce di arsenico. Quindi bisogna fare attenzione quando si parla di naturale, che naturale non vuol dire, attenzione, non vuol dire anallergico. Io sono allergico realmente all'acqua, io sono allergico alla fragola. Rocco ha una macedonia di frutta, se ci fosse la fragola io non potrei mangiarla, ma non posso essere allergico a tutta la frutta. Io non sono allergico alla frutta, sono allergico a un frutto. Se uno di voi dovesse essere allergico a una pianta, finora ne ho trovate solo due, tra le migliaia di donne che tra online e non online abbiamo conosciuto, che era intollerante a una delle piante. Ma facciamo anche gravemente allergica, che non ho trovato neanche una. Tolgo quella pianta, non la metto nella miscela, io le coloro i capelli dopo aver fatto un test allergico. Quindi possiamo fare tutto quello che si vuole, ma l'idea è quello di ritornare a quello che è davvero, ripeto, la vera bellezza, perché gli stereotipi, poi non c'è nessuno vestito uguale all'altro, neanche uno, e a me piace un po' così. Grazie di cuore a voi. Grazie per la risposta.